Buongiorno ragazzi, nuovo giorno, nuova challenge. Alcuni mi dicono: Nicole, sei arrivata tipo un anno in ritardo sulle challenge. E vabbè, che cosa volete che vi dica? Arrivo un po' in ritardo sui trend, ma ci arrivo quando mi piacciono, ok? Ok. Allora, oggi voglio fare questo video in cui mangeremo, perché proprio perché sono masochista mi voglio fare del male, ok? Oggi mangeremo per 24 ore solo cibo a forma di cuore. Che penso, ragazzi, sia stata la challenge, anzi sia la challenge più complicata di tutte, perché... cioè, non è che esistano tantissimi cibi a forma di cuore, a parte qualche merendina, qualche biscotto, insomma. Vi anticipo che sarà una challenge molto, appunto, difficile e interessante. Proviamo e vediamo, tra l'altro, sì, ho un altro brufolo, questo lo possiamo chiamare Ernesto, che cosa ne dite? Diciamo che ogni volta daremo un nome a questi brufoli che mi escono grazie a queste challenge. Allora, adesso voglio farvi vedere. Sono riuscita a recuperare parecchie cosine, anche se, ragazzi, sono stata al supermercato, anzi, tipo in tre diversi supermercati, ok? E sono stata alla Cona, dalla Pam, al Famila. E sì, con la Pam e Famila, e a forma di cuore c'è quasi nulla, ma io ho escogitato diversi trucchetti che faranno sì che tutti i cibi che mangerò oggi saranno a forma di cuore. E adesso vi faccio vedere. Come al solito, se non posiziono la videocamera nei posti più assurdi, stavolta siete di nuovo su questo porta spezie o qualsiasi cosa sia. E vi posiziono qua in modo da potervi far vedere tutto quanto. Allora, le uniche cosine che io al supermercato sono riuscita a trovare sono, ragazzi, questi biscotti della Colussi, che sono appunto a forma di cuore ed hanno le gocce di cioccolato, si chiamano Re di Cuori, appunto con maxi gocce di cioccolato, con cioccolato extra fondente, che non è esattamente il mio preferito, ma erano disponibili solo così, quindi ovviamente non sono famosissimi questi biscotti, ma naturalmente appena li ho visti, wow, miei. E poi ho trovato questi biscotti del Mulino Bianco e si chiamano Batticuori e sono con cacao e cioccolato. Poi, ragazzi, questi sono super speciali. Ho trovato i marshmallow rosa e hanno anche dei micro glitterini. Poi magari quando li assaggeremo vi farò vedere meglio, che non ci sarà il packaging, quindi potrò avvicinare la videocamera a farvi vedere. Sono di questo fucsia super bright con un sacco di glitterini bianchi argentati e sono dei marshmallow hearts, quindi dei cuori di marshmallow. Il bello di questi cuori di marshmallow è che non si trovano in Italia, non si trovano in Europa, li ho trovati su un sito americano che spedisce in Italia, quindi sono snack che si trovano soltanto negli USA. Non so se Peeps sia un marchio conosciuto, non mi ricordo quando sono stata negli Stati Uniti se ho visto questo brand, però ragazzi, sono super super entusiasta dei miei marshmallow. E poi ci sono altre cosine qui che noi faremo diventare a forma di cuore con queste, ragazzi. Ho delle formine molto fighe e mi sono attrezzata e sono a forma di cuore, quindi posso tranquillamente cucinare trasformando qualsiasi cosa appunto in un cuoricino. E poi abbiamo anche questi che sono... presumo siano per fare i biscotti, ok? E voi pensereste che non ho mai fatto biscotti fatti in casa, invece li ho fatti spesso e quindi noi non li useremo, penso, per i biscotti, perché i biscotti già ne abbiamo, ma li useremo per appunto trasformare altri cibi in cuoricini. Poi abbiamo i piatti a forma di cuore che ho preso appositamente per questa challenge e sono stracarini secondo me, poi per San Valentino sicuramente verranno usati molto. E poi, ragazzi, non potevo ovviamente bere il latte in una tazza normale e quindi ho preso questa che non penso si riesca a vedere adesso, poi quando la riempiamo riuscirete a vedere, ma l'interno c'è un doppio fondo praticamente, e quello all'interno è a forma di cuoricino. Io adesso direi di preparare la colazione perché mi sono svegliata, ho fatto la doccia e adesso mi sta venendo fame. Pronta con la mia tazzina a forma di cuore e oggi assaggeremo una nuova bevanda alla mandorla, un nuovo latte di mandorla che non ho mai provato, ma è senza zuccheri aggiunti e il gusto è delicatamente dolce, quindi sono praticamente sicura che mi piacerà. Sì, si vede come, guardate che meraviglia, ragazzi. Eccolo il nostro cuoricino, è davvero molto molto carina questa tazza, sono contenta di averla presa. E la nostra colazione è pronta, che tra l'altro non sono assolutamente abituata a fare colazione con latte e biscotti, che dovrebbe essere la colazione più standard e più, non lo so, comune possibile su questa terra.
Ma io il latte con i biscotti lo mangio sempre come dessert, così come faccio con i cereali, cioè per me sono un dessert. Però oggi li mangeremo come colazione e questo è il nostro primo cuoricino. Cuoricino, sono molto carini e hanno un ottimo profumo di cacao. Subito a pucciarlo nel latte di mandorla. Dico sempre in questi video, niente male, effettivamente non è niente male. Adesso assaggiamo questi altri biscotti, i re di cuori, con le gocce di cioccolato, wow. Sono più o meno della stessa grandezza. Che carini se vado a confrontarli. E pucciamo anche questo. Anche questo molto buono. Sono un pochino più leggeri rispetto agli altri, che sono, hanno molto cacao. Tazza svuotata, biscotti assaggiati, due di entrambi, super buoni. E adesso direi che sono a posto, perché in realtà io la mattina non ho mai parecchia fame. Mi sforzo sempre a mangiare qualcosina, ma non ho praticamente mai fame, quindi per adesso può bastare. Sicuramente mi verrà molta fame dopo ed ho tante idee per i nostri cibi a cuoricino. Quindi ci vediamo tra un po', forse con la merenda o forse farò direttamente il pranzo. Vediamo, ci vediamo tra poco. Ho risposto a qualche email al computer, nel frattempo mi sono vestita. Devo ancora truccarmi, ma prima di truccarmi ho pensato che sono troppo curiosa e voglio assolutamente assaggiare questi cuoricini di marshmallow. Questi marshmallow di cuoricini, questi cuoricini di marshmallow, che sono troppo curiosa, che tra l'altro sarebbero stati perfetti anche per il video in cui mangiavo per 24 ore solo cibo rosa. Quindi abbiamo due cibi, cioè due challenge in un video con questi, dai. E dice Gatto Denver, ciao Gatto Denver, so che volete sempre salutarmi, ciao Gatto Denver, ciao, ciao. E ovviamente Gatto Max, sempre insieme, sempre vicini, sempre insieme. Anche adesso vi sto posizionando in un punto assurdo, cioè vi metto qua, praticamente voi siete appoggiati qui, ok ragazzi, ok. State fermi e così non cadete, ok? Allora, ta-da! Se così riuscite a vedere anche i glitterini argentati sulla superficie, sono veramente, veramente meravigliosi. L'interno è proprio bianco, un marshmallow classico. Io adoro i marshmallow, quindi non poteva non piacermi. È strabuono, stramorbido. Pazzesco ragazzi, devo veramente autobloccarmi, altrimenti sarei capace di mangiare, non dico tutta la confezione, ma metà sicuramente sì. Ragazzi, oggi non sono nemmeno uscita di casa, lì ci sono i gatti che stanno giocando con il laser automatico, che è una figata, l'ho trovato su Amazon, vabbè, piccola parentesi, e Max ci passa le ore. Comunque, adesso è ora di pranzo, io ho seriamente fame, sto passando le ore al computer perché voglio portarmi avanti con il lavoro, perché presto saremo in Olanda, ma voglio avere comunque video pronti da caricare e sto anche facendo tutto il lavoro di amministrazione eccetera prima di partire, così poi posso stare una settimana senza computer. Quindi oggi veramente non sono nemmeno su uscire di casa, però adesso ho fame. Quindi vediamo un po' che cosa possiamo preparare. Allora, taran! La mia idea era quella di, allora, tenerone, sottiletta. E voi mi direte, ma Nicole, queste cose non sono a forma di cuore. E avete ragione, è vero. Ma le faremo diventare a forma di cuore con le formine che abbiamo, perché è l'unico modo per mangiare qualcosa di salato. Perché ho cercato in tutti i modi possibili di trovare cracker o comunque qualcos'altra cosa che fosse salata. Il vassoio a forma di cuore lo useremo stasera invece, penso. Ma per il pranzo devo per forza trasformare il mio cibo in dei cuoricini. E quindi faremo così e vediamo un attimino, perché non so bene come funzionano. Già io non sono proprio una cima in cucina, quindi penso di utilizzare questi per fare le uova. Poi invece taglieremo sia i teneroni che le sottilette, cioè un tenerone, una sottiletta, poi un pezzo, una fetta di pane. Questo è senza crosta, è tipo il pan carré per intenderci. La Paola spacca, ragazzi. No, se ne sta uscendo ovunque, no. Forse dopo tutto ce la possiamo comunque fare, ragazzi. Cercheremo di tagliare via l'eccesso. Forse ce la facciamo. Ok, adesso con le nostre formine ho selezionato questa, che secondo me è giusta. Andiamo a ritagliare il tenerone e poi lo mettiamo sul fuoco. Adesso possiamo metterlo
sul fuoco, aiuto, senza ustionarci magari. Sono molto soddisfatta, la sottiletta è venuta perfetta, un cuoricino perfetto. Nel frattempo l'uovo è quasi pronto, direi di rigirare il nostro tenerone al prosciutto cotto. Voilà, guardate che meraviglia. E adesso facciamo la stessa cosa con questo pezzo di pane. Ho preso la formina a forma di cuore più grande. Anche qui il cuoricino è perfetto e sono super super contenta. Ok, arriva il momento più complicato. Non so bene come togliere l'uovo da questa formina. Andiamo prima a prendere il tenerone, che è molto più semplice. Ok, e adesso vediamo di riuscire in qualche modo a... Ando nei posti più impensabili, aiuto, in questo momento siete letteralmente in bilico sui coltelli da cucina, ragazzi. Resistete, state fermi, mi raccomando, fermi immobili che se non cadete. Ok, allora, no, si è attaccato ai lati purtroppo e non so se sarà tanto un successo, vediamo. Oh, ti prego, resisti, ti prego, ok, ok, allora più o meno. Diciamo che è un po' un cuoricino sofferto, poverino, ma è un cuoricino, ragazzi, ok? Dai, concedetemelo, ho fatto del mio meglio. E notare anche il piatto a cuoricino, ta 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 ta. Voilà, ragazzi, eccoci qua. Pane, sottiletta, prosciutto cotto, hamburger di prosciutto cotto e uovo, tutto a forma di cuoricino. E oggi vi stupirò particolarmente perché non ho la Coca Zero, ma ho la Fanta Zero. Così, ragazzi, tanto per cambiare un po'. Eccola qui, sempre a forma di cuoricino. Sì! La cosa più strana di tutte è che è un pranzo talmente facile, ma per me io ho sudato sinceramente freddo, specialmente per l'uovo, è stato molto complicato. E quando ho dovuto toglierlo dalla formina pensavo che andasse a spappolarsi tutto, invece no, haha, vi ho stupiti. Il tenerone è buonissimo come sempre, vado a pucciare, lo fate anche voi, pucciate il pane nell'uovo all'occhio di bue, è buonissimo. In realtà l'ho cucinato un po' troppo, quindi a malapena riesco a pucciare qualcosa, ma volevo che fosse più cotto possibile perché poi avevo paura che si spappolasse quando andavo a toglierlo dalla sua formina. Sto mangiando con una velocità, una foga assurdi, ma avevo veramente fame. Voi non avete idea di quante ore ho passato al computer e di quanto mi stia impegnando per poter avere almeno 3 o forse anche 4 video da caricare nella settimana in cui sono via. Ultimo boccone del mio cuoricino. Miam. Abbiamo ufficialmente finito, pranzetto finito. A questo punto io devo uscire, quindi mi sa che ci vedremo direttamente stasera per la cena. E ho già in mente che cosa fare, quindi ci vediamo dopo. E ci sarà anche il dessert, ovviamente tutto cuoricino. Cuoricini, a dopo! È ora di cena, ovvero l'ora di cena è già passata, sono le 21:58, ma io cenerò adesso. Comunque, visto che è sabato, non mi sento tanto in colpa, perché insomma di sabato mi sento un po' più giustificata a cenare tardi. In realtà, uno, sono tornata a casa in questo momento, numero due, i miei orari sono comunque già sballati da 10 anni, da quando sono su YouTube praticamente, quindi insomma noi ceneremo alle 10, anzi alle 10 ci mettiamo a preparare la cena. Andremo a preparare una pizza a forma di cuore, quindi ovviamente ragazzi non vado a preparare io l'impasto, ma ho quello già pronto. Ma io lo so che voi non avevate dubbi a riguardo. Non credo che la farcirò con niente, anche perché dopo mangeremo comunque anche un dolcetto, quindi magari restiamo tra virgolette sul leggero, perché è una pizza quindi leggero tanto non è, ma restiamo sul leggero e facciamo una semplice margherita. Vediamo se riesco a stendere questo impasto, che è ovviamente rettangolare, in modo che diventi e formi un cuoricino. Questo è il massimo che sono riuscita a fare, attaccando pezzetti di impasto ovunque. Ho creato una specie di pizza Frankenstein, però la forma a cuore almeno c'è. Quindi adesso pensiamo alla farcitura con la passata e la mozzarella. Dice Max che gioca con la sua pallina preferita.
La nostra pizza è pronta da infornare. Questa mozzarella, tra l'altro, è buonissima, ragazzi. Vorrei aggiungerci del basilico fresco, ma purtroppo non ce l'ho, quindi aggiungerò questo che è già, diciamo, tritato e sminuzzato. E adesso inforniamo, ragazzi. Nel frattempo ho scaldato il forno, così siamo pronti. Onestamente non so quanti minuti devo lasciarla, ma faremo un po' ad occhio e controlleremo. Intanto, a tra poco, pizza! Sono le 22:48, ci ho messo un po' a prepararla, però secondo me è pronta, anche a vederla. Se non si appanna tutta la videocamera, secondo me è pronta. Quindi la togliamo dal forno e finalmente si mangia! Ci siamo, ragazzi, guardate che meraviglia, è un profumino niente niente male ed è un perfetto cuoricino. La tagliamo perché non credo di riuscire a mangiarla tutta, quindi taglieremo dei piccoli pezzettini. Però ragazzi, guardate, guardate che bellezza, che bellezza, anche se si vedono un po' i pezzettini che ho appiccicato in modo da farla prendere la forma di un cuoricino, ma alla fine direi che ce l'abbiamo fatta. Prendiamo un pezzettino del nostro cuoricino e ovviamente vado a mangiarlo sul piatto che nel frattempo ho lavato, doveva essere rigorosamente anche questo a forma di cuoricino. Quando mangio la pizza mi dite sempre che devo mangiarla con le mani, quindi ragazzi oggi vi accontento assolutamente e mangio con le mani. Buon appetito! Secondo me non è niente male. Cioè, anche facendo un po' d'occhio, la cottura è giusta e la pizza è molto buona. E da bere, ovviamente, ho ancora la mia Fanta, però a forma di cuoricino. Alla fine ho deciso di mangiarne esattamente metà, così l'altra metà la lascio per Eric. E questa è l'altra metà, che è decisamente un pezzo troppo grande per questo piatto, ma non ha importanza. Buon appetito, è troppo buona. Ho mangiato metà pizza e sono super sazia, ma come sempre c'è sempre posto per il dolce. E quindi ho preparato una cosina che in realtà non è a forma di cuore. Cioè, potremmo mangiare in realtà i biscotti e i marshmallow, però quelli li abbiamo già mangiati, merenda, colazione. Quindi volevo fare un'altra cosa per il dessert. Allora, ho preso questo brownie al cacao, ok, con gocce di cioccolato, e vorrei andare a, ovviamente, ritagliarne un pezzo a forma di cuoricino e poi lo metteremo sul nostro piattino a forma di cuoricino. Quindi vediamo se ci riusciamo, dovrebbe essere abbastanza, diciamo, solido e per riuscire a mantenere la forma, quello intendo, vediamo. Penso che posizionandolo così riusciamo a rovinarlo di meno, se così si può dire. Oh, ok, e la nostra formina è praticamente sprofondata nel brownie. Vediamo, qui questo è un po' più difficile di quanto immaginassi, vediamo se riusciamo a toglierlo da qua. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Forse da questa parte è più bellino da vedere, o comunque la forma secondo me è più giusta. Wow! Ci siamo, ragazzi! Il nostro brownie perfettamente a forma di cuoricino! Gnam! E anche un profumo di cacao, niente male. E assaggiamo finalmente questo brownie meraviglioso. Si è tolto un pezzettino qui, ma ragazzi, il cuoricino si vede benissimo! Assaggiamolo! Tipo dei pezzettini, è vero? Li sento? Ci sono i pezzettini di cioccolato che si sentono e sono strabuoni. Pensavo fossero pezzettini di zucchero, invece no, sono pezzettini di cioccolato. Mi piacciono un sacco. Non avevo mai assaggiato un brownie con questi pezzettini, queste gocce di cioccolato, ma è strabuono. Come al solito a fine giornata, quando il trucco ormai è quasi rovinato e il rossetto se n'è già andato da un po', ci ritroviamo qua nel mio studio a parlare un po', a constatare com'è andata questa challenge e che cosa ne penso. Devo dire che secondo me è stata più semplice rispetto ad alcune challenge, tipo quella in cui ho mangiato solo cibo rosa. Quella è stata un po' più complicata. Secondo me questa è stata un pelino più semplice, non tantissimo in realtà, perché comunque ho dovuto fare un bel po' di preparazione prima per trovare le formine, per trovare la formina per l'uovo,
per pensare cosa, quale cibo potevo, con quale cibo potevo usarla la formina, perché in realtà non tutti, cioè alcuni comunque poi si sgretolano, non tengono la forma, quindi non è stato facilissimo, ma non è stata nemmeno la challenge più complicata che ho mai fatto. Quindi mia family, vi mando un bacione grande grande grande, vi do un abbraccio fortissimo, ricordatevi sempre che leggo tutti i vostri messaggi, anche se non rispondo ad ognuno perché siete ormai tantissimissimissimi, tipo oltre 710.000, quindi un numero assurdo solo su YouTube, ma sappiate che vi voglio tanto 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 bene e leggo tutti i vostri messaggi, appunto, anche se non riesco a rispondere ad ogni singolo messaggio o commento, però li leggo tutti e vi mando un bacio grandissimo. Ciao!